Buongiorno, riprendiamo gli aggiornamenti perché ho un po' di cose da dirvi e sono buone notizie. Perché per la prima volta dopo un mese praticamente abbiamo un calo dei contagi, sono ancora tanti ma stanno diminuendo perché il 30 di marzo abbiamo raggiunto l'apice con 147 contagi e oggi siamo già scesi a 116. Segno che le misure di contenimento stanno funzionando. Anche il contagio di minori nella nostra città sta diminuendo perché siamo a 14 minori positivi, mentre eravamo a picchi di 24 e 25 in giorni come il 24 di marzo, quindi sostanzialmente una settimana fa. Le persone ricoverate in RSA positive, ma comunque asintomatiche, ho sentito i dirigenti di questa casa di riposo, sono scese a due perché erano tre e sono arrivate a due e questa mattina ho sentito i familiari di persone ricoverate che stanno meglio, ce n'è solamente una, ho notizia solo di una persona che sta ancora poco bene, sono due praticamente in subintensiva. Però si inizia a intravedere la luce. Quindi sono sostanzialmente notizie positive per quanto riguarda la diffusione della pandemia, perché, ripeto, calano i contagi dei minori, calano i contagi generali e le persone che sono ricoverate stanno meglio. Ho notizia da ieri anche di un rientro a casa di una persona ricoverata, di una persona anziana ricoverata che era stata poco bene nei giorni scorsi. Inoltre ho notizia che da questa notte è possibile prenotare i vaccini per la fascia di età aperta in questo momento, cioè dai 75-79, presso il palazzetto dello sport di Besana. Quindi, visto che sul sito di Regione Lombardia è disponibile la prenotazione per il nostro palazzetto, vuol dire proprio che partiamo. Abbiamo notizia da qualche giorno, abbiamo aspettato darla come al solito perché facciamo le cose con calma e quando siamo sicuri. Si parte il 19 perché le prime prenotazioni sono iniziate dal 19 come c'era stato comunicato dalle autorità sanitarie, quindi adesso anche noi abbiamo iniziato a correre un po' per prepararci. Vi annuncio già che nella prossima settimana, appena sarà pronto il form, chiederemo un aiuto importante a tutta la comunità per dare una mano e per aiutare il personale sanitario a svolgere le operazioni. Abbiamo l'opportunità dopo un anno finalmente di dargli davvero una mano, possiamo farlo qui in casa nostra. Quello che sembrava un sogno, un miraggio un anno fa, adesso è realtà e abbiamo la possibilità di farlo diventare realtà con le nostre mani. Quindi chiederò nei prossimi giorni una mano per aiutare. Quindi per rendersi volontari. Partiamo con quattro linee e quindi più o meno penso saranno 500 vaccini al giorno. Partiamo con quattro linee, ne avremo a disposizione 12 che immagino andranno ad incrementarsi nei prossimi giorni. Verrà somministrato il vaccino sia Pfizer che AstraZeneca, dipende dal profilo della persona che va a vaccinarsi. E queste sono le notizie che ho per ora. So che il 19 è già pieno e si sta già riempiendo il 20. Qualcuno mi ha scritto che ha prenotato ieri notte alla 1 e c'era già Besana, probabilmente da mezzanotte è stata inserita. Ieri è stato presentato il piano vaccinale massivo per la nostra provincia. Gli hub sono a Monza all'autodromo dove stanno già andando molti nostri concittadini. All'Imbiate per l'area ovest, l'ospedale di Vimercate per l'area est, a nord centro, diciamo così, ci sarà il Polaris di Carate e noi invece siamo per l'area nord e penso anche che essendo unica l'ATS con l'ECCO probabilmente saremo da riferimento per anche la provincia sud di Lecco, la parte sud della provincia di Lecco. Per prenotare lo state vedendo su Facebook per chi segue i social in questi giorni, da ieri praticamente ci sono già le indicazioni, c'è il sito della regione, mi hanno detto che è veramente semplice. Si
si può fare addirittura con i postini, ho visto durante la presentazione da parte della Regione Lombardia, si può fare anche al postamat, quindi noi ne abbiamo due, uno all'ufficio postale di Villa Raveglio, l'altro all'ufficio postale di Besana. Io ho chiesto già l'anno scorso a Poste di farcene mettere un altro all'ufficio postale di Vergo, siamo ancora in attesa che rispondano, altrimenti ne avremmo avuti tre. La fascia di età che si fa adesso è da 75-79 anni. Dopo vedo una persona che dice per ogni necessità disponibile, la persona che coordinerà i volontari è l'ex segretaria del sindaco che è appena andata in pensione e già è stata reclutata, quindi Marisa penso che la chiamerà subito, l'Elisa. Quindi è un bello sforzo adesso come comunità. Dobbiamo renderci disponibili per dare una mano a chi è dentro a lavorare. Ho appena sentito il direttore sociosanitario dell'SST e ho espresso esattamente queste parole. Noi adesso siamo a loro disposizione per aiutarli a svolgere il loro lavoro. I vaccini sono l'unica vera arma contro questa brutta bestia, quindi se siamo stati scelti per una responsabilità così grande che va oltre la nostra comunità, ma va verso la nostra comunità locale, provinciale, comunque della nostra zona, Brianzola, chiamiamola così, dobbiamo dimostrare che noi besanesi meritiamo di avere questa possibilità. Da Briosco vengono il 20 a Besana a vaccinarsi, ecco, quindi questo è sicuramente una bella notizia. È davvero, nei prossimi giorni vi dirò il link, faremo un form online in cui si va su, si mettono due informazioni semplici, nome, cognome, numero di telefono. E poi la disponibilità per la fascia oraria saranno due turni perché le vaccinazioni sono dalle 8 alle 20, 7 giorni su 7, quindi non si può dire che si lavora in settimana perché si può anche andare la domenica. Sono 6 ore di turno dalle 8 alle 13, cos'è? O dalle 14 alle 20, e poi comunque settimana prossima, appena pronto il form, lo rendiamo pubblico. Per chi ha già l'idea, inizia a considerarlo. Partiamo con un primo gruppo di volontari. Un po' più organizzati per capire effettivamente cosa sarà necessario fare. Dopo partiremo allargando le maglie e quelle persone che hanno fatto una prima esperienza spiegheranno agli altri cosa devono fare. Vedo che qualcuno si è prenotato dalla postina, mi fa piacere, vuol dire che il sistema effettivamente sta funzionando. Parte adesso la vaccinazione massiva. Per cui si passa dai centri più piccoli a quelli un pochino più grandi, organizzati. Se ci sono domande, spero di aver dato tutto, però ero contento di darvi qualche buona notizia finalmente, soprattutto il fatto che i contagi sono in calo, le persone che avevamo in ospedale, almeno quelle che sono riuscito a rintracciare, stanno un pochino meglio. A parte uno che aspetto di avere notizie nei prossimi giorni, ma lo sta sentendo questa mattina la famiglia, l'assessore Fusco. Quindi, come vedete il contatto è continuo. Se ci sono domande, non sul fare i volontari perché è presto, però su qualcos'altro sono qui, altrimenti se no vi auguro, anche personalmente, altro motivo per cui ho voluto parlarvi in diretta, vi auguro buona Pasqua e vi chiedo comunque di mantenere attenzione anche se uscirete di casa per fare attività sportiva in prossimità della propria abitazione. So che lo stanno facendo in tanti. No, non bisogna fare prima il tampone per fare il vaccino. Ah, tra l'altro, il drive rimarrà in funzione. Rimoduleremo il percorso interno per arrivare alla casetta dove viene fatto il tampone, perché comunque abbiamo visto che anche quando ci sono tante macchine non si occupa tutto lo spazio. Questo perché cerchiamo di allargare il polmone dei parcheggi, per far sì che comunque l'afflusso, soprattutto quando saranno aperte tutte le linee, risulterà comodo. Abbiamo visto stamattina anche come posizionare meglio la viabilità per avere più facilità di accesso, diciamo così, all'area. Se magari passeggiando in giro la gente si ferma con la macchina e vi chiede dove andare, vi chiedo di darvi una mano visto che è casa nostra e dobbiamo essere accoglienti. Poi per il resto, ma mi fa piacere che tanti sono già disponibili. Bene, sono davvero contento e orgoglioso. Spero che sia pronto presto il form che sta già facendo il nostro tecnico del comune. Tra l'altro io ringrazio tutti i dipendenti del comune perché ieri c'è stato un primo incontro per parlare di questo, ne faremo un altro più operativo settimana prossima, ma intanto ognuno
per la sua competenza, ha iniziato a lavorare. Ovviamente l'organizzazione è più legata alle autorità sanitarie, però siamo impattati anche noi, proprio per quello che dicevo prima, per rendere più semplice il lavoro e la vita a loro, e quindi stanno già correndo anche i dipendenti del comune che effettivamente da un anno stanno facendo sia la loro attività amministrativa ordinaria che questa. Quindi, se non ci sono domande, vi ringrazio, ci sentiamo sicuramente nella prossima settimana. Come al solito cercherò di tenervi informati anche relativamente a questo. Auguro a tutti davvero di cuore una buona Pasqua da passare serenamente. Auguri ancora.